FMI alla Fiera di Roma per la quarta edizione del Moto Days. Riparte il concorso Disegna la maglia azzurra rivolto a tutti i tifosi delle nazionali FMI ed è stato istituito il nuovo trofeo Motocross Italia-Francia. E per concludere, come sempre, tutti gli appuntamenti sportivi e del mondo FMI del prossimo fine settimana. Benvenuti a una nuova puntata di FM Informa, il notiziario informativo settimanale della Federazione Motociclistica Italiana. In apertura lo avete sentito dai titoli: la Fiera di Roma con la FMI ancora una volta protagonista. Saranno 4 giorni di passione motociclistica per la capitale che, dopo lo straripante successo di pubblico della scorsa edizione, si appresta a vivere un momento di fuoco con la quarta edizione del Moto Days, il salone moto e scooter del centro-sud Italia che avrà inizio giovedì 8 marzo e si concluderà domenica 11. Un appuntamento imperdibile per operatori appassionati che nel 2011 hanno letteralmente preso d'assalto la fiera, dove si sono registrate 108.000 presenze totali sui 48.000 metri quadri espositivi, 380 aziende coinvolte e 25.000 metri quadri di area esterna. Diverse saranno le novità di questa edizione, tra cui la presenza di una green area dedicata ai mezzi che non usano la benzina per mettersi in movimento. Il successo è assicurato dal fatto che hanno già confermato la propria presenza tutte le case costruttrici di due ruote più importanti, che porteranno alla Fiera di Roma tutte le novità delle gamme 2012. Ad un evento del genere non poteva naturalmente mancare la Federazione Motociclistica Italiana, che sarà presente per tutti e 4 i giorni della manifestazione con uno stand dedicato presso il padiglione 4. Viene poi garantita, come sempre, tesserati FMI, la possibilità di entrare in fiera al prezzo scontato di 12 euro anziché a 16. Ed ora una notizia che riguarda da vicino tutti gli appassionati della maglia azzurra. C'era chi non aspettava altro e chi invece non vedeva l'ora che iniziasse la nuova stagione per riprovare a vivere un sogno. Dopo l'incredibile successo delle scorse edizioni, torna infatti il concorso Disegna la maglia azzurra, che vedrà in azione tutti i tifosi dotati di un talento artistico. Il progetto, supportato dalla rivista Motocross, storico partner della maglia azzurra, darà a tutti gli appassionati l'incredibile opportunità di ideare e realizzare la maglia che potrebbe essere poi quella indossata da tutti i campioni italiani impegnati nelle varie competizioni mondiali a squadre. Il vincitore, oltre alla non indifferente soddisfazione di vedere il frutto della propria opera indossata dai piloti delle nazionali FMI, si aggiudicherà i biglietti premio per il Motocross delle Nazioni di scena quest'anno sulla mitica pista di Lommel in Belgio, mentre altri importanti premi saranno garantiti per coloro che si saranno classificati dal secondo al decimo posto. Il concorso, il cui regolamento può essere consultato sul sito www.federmoto.it e su magliazzurra.it, nonché nel prossimo numero della rivista Motocross, avrà ufficialmente inizio il 12 di marzo e si chiuderà il 20 di aprile. Entro il 6 di giugno, infine, sempre su federmoto.it e magliazzurra.it, saranno resi noti il vincitore e coloro che saranno andati a premi. E parliamo adesso dell'istituzione di un nuovo trofeo, frutto della collaborazione tra la Federazione Motociclistica Italiana e quella francese. Favorire un reciproco e proficuo scambio di esperienze nel settore del motocross giovanile, consentire il confronto tra mondi diversi e verificare sul campo le capacità dei piloti italiani più giovani e promettenti in un ambito diverso da quello domestico. Con questi presupposti ha preso il via il progetto, nato dalla collaborazione fra Federazione Motociclistica Italiana e Francese, relativo alla disputa della sfida Squadre per Nazioni, fissato per il 16 settembre in prova unica sul crossodromo di Paroldo. Come nelle migliori tradizioni sportive, la Coppa resterà nella sede della federazione vincitrice fino all'edizione successiva. Allo stesso tempo, mentre la FMI ha scelto una pista vicina al confine francese, la sfida 2013 si svolgerà oltre Alpe, ma in una località quanto più possibile vicino all'Italia. Il trofeo, che nella prova italiana si svolge con la collaborazione del motoclub Cairo Montenotte e del promotore Offroad Pro Racing, prevede 3 classi di cilindrata, tutte con moto due tempi, 65, 85 e 125, con i limiti di età già esistenti e comunque coordinati tra le due federazioni. Ed è arrivato il momento di parlarvi degli appuntamenti sportivi del prossimo fine settimana. Sarà ancora il motocross la disciplina principe del prossimo weekend. Gli internazionali d'Italia, dopo i fragorosi successi di pubblico e di spettacolo delle prime due prove, continueranno a regalare agli appassionati salti di adrenalina e gare mozzafiato nello splendido impianto di Castiglion del Lago. È facile presagire che in tutte le classi vi saranno gare roventi e in particolar modo nella categoria Elite si rinnoverà un'altra grande sfida che vedrà coinvolti il francese Frossard e i tanti piloti della maglia azzurra in lizza per la vittoria della classifica generale. Dopo una stagione alquanto travagliata, caratterizzata dal
tempo che ha obbligato gli organizzatori a stravolgere il calendario di questa competizione, ritornano finalmente in pista le motoslitte con la doppia prova del passo del Tonale, valevole per il campionato italiano. Anche in questo caso sul manto nevoso andranno di scena sfide bollenti che non mancheranno di divertire gli spettatori che faranno da cornice a questo importante evento. E vi ricordiamo che potete seguire entrambi gli eventi nella nuova puntata di FM Sport in onda su Federmoto.tv martedì prossimo. E passiamo adesso a tutti gli altri appuntamenti del mondo FMI. Il settore tecnico della FMI ha in programma per i più giovani un'altra importante giornata di stage che riguarderà sia la scuola avviamento Trial, che sarà impegnata a Rozzano il 12 di marzo, sia la scuola avviamento Enduro, di scena invece a Campobasso. Ci sarà infine un altro importante appuntamento di carattere istituzionale, con l'incontro a Roma sabato 11 marzo tra il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Paolo Sesti e i presidenti dei comitati regionali. Ed è davvero tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con FM Informa giovedì 15 marzo. Grazie per averci seguito e buon weekend!